Siamo pronti con una nuova puntata di Doppio Binario. Di cosa parleremo oggi, Gabriele? Parleremo della contrattazione collettiva di secondo livello e di come può ovviare alle mancanze della legislazione nazionale. Lo faremo come sempre con i nostri ospiti. A A tra poco. tra poco. Un saluto a tutti gli amici di Doppio Binario, questa finestra sull'attualità in chiave giuridica. L'argomento di oggi dunque è la contrattazione collettiva. Cercheremo di capire qual è il ruolo del sindacato nello sviluppo del mercato del lavoro e come sono cambiate le relazioni industriali a seguito della pandemia. Lo facciamo con i nostri ospiti qui in collegamento che saluto, partendo da Francesco Amendolito, avvocato e docente di diritto del lavoro presso l'Università LUM di Bari, ben arrivato. E saluto anche Francesco Busto, segretario generale UIL Puglia, ben arrivato anche lei. Buona giornata a tutti e grazie per l'invito. Bene, partiamo da lei, avvocato Amendolito. In che modo il sindacato dunque può giocare un ruolo decisivo nella ripresa e nello sviluppo del mercato del lavoro? Chi mi conosce sa che io ho sempre detto che il sindacato ha un ruolo centrale nello sviluppo delle imprese in Italia, soprattutto. Delle imprese, dell'imprenditoria ed è quindi del mercato del lavoro. Occorre ovviamente una mentalità nuova sia da parte del sindacato e sia da parte dell'imprenditore, delle aziende, dei datori di lavoro, perché la sfida che ci stiamo apprestando a portare avanti non è soltanto legata ad una crisi economica, ma anche ad una pandemia che ha comunque messo a terra tantissime aziende. Quindi il rilancio delle imprese non può non passare dalla contrattazione collettiva. E in questo senso penso non soltanto, perché poi si pensa sempre alla contrattazione collettiva di secondo livello, ai contratti di prossimità, che hanno, come diremo più avanti, diciamo un ruolo indiscutibile, importante, ma anche la contrattazione collettiva in generale non può non pensare ad un lavoro insieme. Prodromico, diciamo appunto a quello che deve essere un cambiamento organizzativo di rilancio di sviluppo delle aziende. Sottolineo soltanto questo: l'attuale nuovo ministro del lavoro, non appena si è insediato, la prima cosa che ha fatto è ha voluto ascoltare in maniera separata proprio per non aprire un tavolo di trattative, sindacati da un lato e imprenditoria dall'altro. Questo, secondo me, è un approccio correttissimo, perché è un approccio che consente di tendere proprio a quello che ho poc'anzi detto, cioè ripeto, con la contrattazione collettiva, che è la norma che scrivono le parti e non il legislatore, che è molto magari lontano dalle realtà aziendali, dai territori, anche questo è importante. E quindi, cosa meglio di una norma, quale meglio di una norma scritta dalle parti che la devono attuare, e cioè lavoratori da un lato e datori di lavoro dall'altro. La ringrazio. Allora, a questo punto chiedo al dottor Busto, dunque, qual è il ruolo del sindacato oggi e soprattutto come sono cambiate le relazioni industriali a seguito della pandemia? Certamente in questo periodo il fatto che non riusciamo a sederci allo stesso tavolo, a guardarci negli occhi, a fare tutta una serie di riunioni che normalmente in maniera periodica si facevano nelle aziende, negli uffici, lo facciamo per interposta persona, o meglio, attraverso i video, questo è già un problema. Però è anche vero che nella domanda che lei faceva prima, io vorrei chiarire questo. Azienda e sindacato sono facce della stessa medaglia. Il collante fra le due cose credo che sia proprio il contratto nazionale, perché vorrei ricordare a me stesso, e non certamente al professore, che nel contratto ci sono diritti e doveri, regole scritte insieme e che tutti quanti devono rispettare. Io arrivo anche ad asserire che lì dove le organizzazioni sindacali o comunque le aziende applicassero in toto il contratto nazionale di riferimento in questa o quell'altra azienda, forse non ci sarebbe più bisogno di avere un conflitto. Il conflitto nasce sulla interpretazione della norma che a volte nel contratto è scritta bene, ma viene interpretata. In questo caso il legislatore
in seconda battuta, come dire, non aiuta o a volte anche complica di più la questione. Ecco perché il contratto nazionale rimane la nostra Bibbia, rimane il nostro punto di riferimento. E attraverso i contratti nazionali, in tutti questi anni, abbiamo scritto una pagina importante dell'economia italiana. Si sono fatti sacrifici, abbiamo ottenuto grandi cose, abbiamo rivoluzionato il modo di intravedere e di intraprendere alcune azioni. Siamo ad anni luce rispetto a quello che poteva essere, tra virgolette, l'inizio dove tutto bisognava conquistare. Non esiste solamente un livello nazionale, come diceva il professore, esiste anche un livello territoriale, esiste un livello aziendale, è lì che si giudica veramente il rapporto della relazione. Se riusciamo a fare le cose bene, ecco, i risultati ci sono per tutti, per l'azienda di produttività, dal punto di vista economico, welfare o quant'altro, per i lavoratori. La ringrazio, allora a questo punto passo la parola nuovamente all'avvocato Mendolito, al quale chiedo come sono cambiate le relazioni industriali nel corso degli ultimi 12 mesi e come vede il futuro. Beh, parlare proprio di cambiamento, diciamo, l'abbiamo anche accennato io e il segretario Busto, proprio non si può parlare di un cambiamento delle relazioni sindacali, però ecco, io sono sempre ottimista nelle cose e ho visto e ho letto un'attenzione seria, particolare dei sindacati al momento e al periodo che stiamo attraversando. E non è un caso che in questi 12 mesi, sì, come ha detto Franco Busto, attraverso le piattaforme, perché ahimè non c'era la possibilità di fare quelle trattative sindacali belle, no? Dei visu animate, lunghissime, perché iniziano la mattina presto e finiscono in piena notte. Però ecco, al di là di questo aspetto, diciamo, passionale che magari manca un po', però ecco, i sindacati ho notato che hanno partecipato in maniera molto attiva alla gestione delle problematiche che le aziende hanno dovuto affrontare in questi ultimi 12 mesi. Le faccio un esempio, lo smart working. Lo smart working che è normato da una legge del 2017 che però non era stata assolutamente attuata più di tanto, oggi è diventata, diciamo, centrale, importante in molte aziende che hanno la possibilità di gestire. Il sindacato in questo ha avuto un ruolo importante perché al di là del fatto la normativa pandemica aveva creato una deregulation, io l'ho sempre ripetuto anche in questi studi televisivi, diciamo, al di là della deregulation, diciamo, in certe aziende i sindacati sono riusciti con i datori di lavoro a regolamentare meglio la normativa per dare quella che è la necessaria flessibilità all'istituto, che invece la legge non dà. E quindi anche in questo senso la possibilità di creare un rilancio delle aziende anche attraverso una contrattazione collettiva di secondo livello, territoriale o aziendale che sia, perché ripeto e lo ribadisco per l'ennesima volta, ogni territorio ha una sua storia, ogni territorio ha delle sue problematiche e non è possibile pensare, fermo restando la centralità, come ha detto il segretario Busto, del contratto collettivo nazionale, non è possibile pensare però che certi accorgimenti, certi vestiti sartoriali debbano necessariamente essere differenti tra la Puglia e la Lombardia piuttosto che tra il Veneto e la Sicilia. Questo non vuol dire un federalismo sindacale come qualcuno ha voluto dire, no, in maniera assoluta, in maniera, diciamo, perché quello che abbiamo fatto sino ad oggi è abbiamo avuto tante vittorie sotto il profilo delle relazioni sindacali, delle relazioni industriali, dei rapporti tra datori di lavoro e lavoratori. L'importante è avere questa coscienza, ribadisco, e questa coscienza di fare le cose insieme. Io ritengo che in questo periodo di cassa integrazione in deroga, smart working e quant'altro, le parti sono riuscite. Il sindacato ha capito la situazione e si è messo a disposizione, si è dato anche da fare. La ringrazio, avvocato Mendolito. Passo la parola a questo punto al dottor Busto con un'ultima domanda prima di chiudere questa prima parte della puntata di Doppio Binario. Volevo chiedere allora quali sono le principali criticità che state affrontando nell'ambito delle relazioni industriali, considerando appunto questo periodo particolare di pandemia, un periodo storico insomma, abbastanza delicato, e quali sono le prossime sfide per il futuro. Domanda importante e impegnativa. Intanto ringrazio il professore per le belle parole sul sindacato. Non sempre siamo d'accordo, ma in questo caso devo dire che ha perfettamente ragione. Anche perché all'inizio di questa pandemia le organizzazioni sindacali hanno fatto da diga.
siamo riusciti ad avere due accordi sulla sicurezza, che era la cosa più importante in quel momento da fare per continuare a far marciare l'economia. E poi anche il lavoro smart working da casa, dobbiamo ancora definirlo bene, perché fin quando non codificheremo che sia un fatto volontario e quindi non imposto, come in questo caso, dall'esigenza sanitaria, e che ci sia un orario, ma soprattutto che ci sia il diritto alla disconnessione da parte del lavoratore, credo che nei contratti nazionali molto ci possiamo mettere all'interno. E in qualche maniera nel contratto dei metalmeccanici ultimo che è stato fatto, un accenno su questo si è fatto. Le sfide sono importanti, anche perché io sono convinto che questa pandemia cambierà completamente il modo di fare economia, di fare industria, di essere in ufficio, tante cose. Quindi dobbiamo pensare anche a un sindacato di modello, come dire, diverso, anche perché fino adesso abbiamo fatto benissimo tutto quello che abbiamo fatto. Forse qualche cosa avremmo potuto farlo in termini anche più stringenti. Abbiamo bisogno di metterci all'altezza di quello che è l'Europa, dobbiamo guardare a quelli che sono i nuovi modelli che abbiamo. Non dobbiamo solamente guardare, come si faceva una volta, la Germania, la Francia, che erano vicini come nazioni dal punto di vista industrializzato, o che comunque avevano un'apparecchiatura dello Stato molto simile. Noi abbiamo bisogno di pensare a un modello diverso, magari, che so, per dirla e per dare un'idea, un modello svedese, dove il modello svedese dimostra che non esiste un conflitto tra interessi e tra competitività, tra l'impresa, la sicurezza sociale e il lavoratore. La legislazione del lavoro contribuisce ad aumentare la produttività e il livello occupazionale, e questo può essere adattato secondo, mediante contratti collettivi nazionali e locali, alle esigenze dei datori del lavoro e ai lavoratori nei vari settori. Questa è la sfida, secondo me, incominciare a guardare all'economia in maniera diversa. Faccia della stessa medaglia, dicevo prima. Ecco perché è necessario che il contratto nazionale deve avere sempre di più un minimo, deve dare le regole generali, poi dobbiamo calarlo alla realtà. Nella realtà ci sono situazioni completamente diverse, a cominciare dagli orari, dalla scolarizzazione, da tutta un'altra serie di cose. Ma la sfida che abbiamo adesso davanti come sindacato, e che nel primo incontro che abbiamo avuto con il governo, il ministro, il nuovo governo Draghi, abbiamo detto che abbiamo una straordinaria occasione per tentare di cambiare completamente quella che è l'economia. Mai come in questo momento nell'economia italiana, se riusciremo a fare le cose in fretta, avremo tanto bisogno dei denari dell'Europa proprio per reinventarci un sistema che fino adesso ha mostrato carenza di ambizione, più che un sistema, come dire, imprenditoriale, ci è sembrato un sistema che prende qualcosa. Abbiamo bisogno di cambiare la mentalità. La ringrazio, assolutamente sì, naturalmente, come non essere d'accordo, insomma, con il suo intervento. Io la ringrazio e volevo l'occasione, appunto, proprio per salutarla e ringraziarla per questo importante intervento. E ringrazio anche l'avvocato Francesco Amendolito per gli interventi, insomma, precedenti. Grazie. Grazie a voi e grazie per l'ospitalità. Bene, dunque io pochi minuti di pubblicità ed invito i nostri amici che ci seguono a restare in collegamento, in quanto poi a seguire ci sarà la seconda parte di Doppio Binario. A tra poco. Bentornati in studio per la seconda parte di Doppio Binario. Continuiamo a parlare della pandemia, della crisi economica e della contrattazione collettiva più nello specifico, andando a vedere come e in che modo può essere un volano per lo sviluppo delle imprese. Andremo ad analizzare anche un caso specifico. Lo faremo grazie ai nostri ospiti che vi presento: l'avvocato Francesco Amendolito, docente anche di diritto del lavoro presso l'Università LUM di Bari. Buongiorno e benvenuto. Ben trovati, salve.
E un saluto anche al dottor Francesco Cautillo, HR Director del gruppo SOA. Buongiorno e benvenuto anche a lei. Buon pomeriggio, grazie dell'invito. Grazie a voi per essere qui con noi. Io parto da lei, avvocato Amendolito, e le chiedo, insomma, in che modo la contrattazione collettiva di secondo livello può essere effettivamente un volano per lo sviluppo delle imprese, visto appunto che dal lato governativo, ma poi vedremo insomma questo nuovo ministro cosa le misure che metterà in atto, però per quanto riguarda il precedente governo, di norme di appiglio ce ne sono ben poche. Prego. Sì, grazie per la domanda. Premesso che diciamo per contrattazione collettiva di secondo livello non dobbiamo sempre solo pensare ai contratti di prossimità come qualcuno fa, ma anche alla contrattazione collettiva territoriale, quindi o aziendale in generale, non necessariamente deve essere derogatoria come invece lo sono i contratti di prossimità della contrattazione nazionale o della legge. Lo abbiamo accennato nella prima parte, nell'ultimo periodo, non soltanto legato alla crisi economica dovuta alla pandemia, il ruolo del sindacato nell'ambito di quella che è la contrattazione collettiva di secondo livello, devo dire la verità, che è diventato sempre più crescente. Quindi c'è stato un cambio di mentalità da parte di molte organizzazioni sindacali che hanno capito che i datori di lavoro e le imprese in generale necessitavano comunque di un'attenzione particolare rispetto a quelle che erano le peculiarità, le problematiche del territorio o dell'azienda stessa, nell'ottica di fare norme utili per lo sviluppo strategico anche delle aziende, perché non dimentichiamo che se oggi le aziende non incominciano a pensare, a ripensare in generale quella che non soltanto l'organizzazione interna, ma anche quello che il punto di arrivo, no? Gli obiettivi che si deve prefiggere da qui almeno al prossimo triennio, evidentemente questo senza il sindacato non è possibile. Ora, la contrattazione collettiva di secondo livello in questo periodo ha fatto vedere come sia utile per questo. Pensiamo alle regolamentazioni che ci sono state nelle aziende rispetto al quale, nonostante la citata deregulation in materia di smart working, hanno operato i sindacati insieme alle aziende per una regolamentazione della normativa stessa in materia di smart working, con il diritto alla disconnessione, la flessibilità degli orari, il controllo, il potere di controllo del datore di lavoro anche ai fini di una valutazione delle performance dei lavoratori stessi. Quindi ripeto, la contrattazione collettiva, per ritornare alla domanda, è sicuramente quella di aziendale o quella di secondo livello, può essere sicuramente un volano per lo sviluppo e per la rinascita delle aziende stesse. Ecco, dottor Cautillo, a lei chiedo effettivamente come avete utilizzato questo strumento e in che modo è stato effettivamente utile per il rilancio, insomma, dello sviluppo dell'azienda. Sì, allora, la ringrazio per la domanda. Vorrei giusto in qualche battuta ringraziare, ne approfitto per questa occasione, le donne e gli uomini che costantemente operano all'interno della logistica e che in piena pandemia hanno connesso e interconnesso l'Italia. Mi scusi per l'inciso, ma certo. Per me è opportuno ringraziare queste professionalità. Che non si sono mai fermate. Che non si sono mai fermate, dove, voglio sottolineare un aspetto, non esiste lo smart working. Certo. Perché il preparatore di magazzino e il carrellista comunque ha dovuto lavorare, anzi è dovuto, gli si è chiesta, l'organizzazione del lavoro ha chiesto una sollecitazione maggiore perché le famiglie erano in casa e quindi i volumi sono notevolmente aumentati. Certo. Allora, noi nell'ambito della contrattazione abbiamo delle criticità da gestire. Innanzitutto ci sono delle criticità endogene. I giovani, il principale anello debole con il tasso di disoccupazione, il costo del lavoro, l'emersione del lavoro irregolare, la gestione anche del dumping contrattuale in alcuni settori merceologici, tra cui la logistica, i servizi, i pubblici esercizi e quant'altro. È da non sottovalutare la rigidità del decreto dignità. Variabili esogene, c'è una profonda crisi di alcuni settori merceologici e la strategia dei colori, in base anche al tasso RT, sta generando
una gestione a macchia di leopardo in tutto il paese. Quindi qual è il tema? Il tema, per mutuare un po' il paradigma del presidente Draghi, debito buono, debito cattivo. Ci sono relazioni buone e relazioni cattive. Noi dobbiamo mantenere in vita più aziende possibili con l'auspicio del rilancio. Dobbiamo contenere la riduzione dei livelli occupazionali e dobbiamo favorire l'emersione del lavoro irregolare, incrementando quindi la competitività e, perché no, sperare di inserire più giovani e più donne possibile all'interno del mercato del lavoro. E davanti a me e davanti comunque al settore, insieme ai colleghi della funzione risorse umane, noi abbiamo due aree: una contrattazione difensiva e una contrattazione espansiva, con due variabili. Una è geografica, l'altra dipende dal settore merceologico. In SOA Corporate noi gestiamo, siamo un gruppo di 7 aziende, abbracciamo vari settori merceologici, andiamo dalla metalmeccanica, passando per il settore automotive, con il focus poi della logistica e dei trasporti, andando poi anche nei pubblici esercizi e nella ristorazione. Le abbiamo viste un po' tutte. Qual è il ruolo della contrattazione collettiva? Qual è stato il ruolo della contrattazione territoriale nel 2020? Ruolo fondamentale, perché la normativa emergenziale è stata una normativa rigida che ha gestito solo due temi. Uno, la cassa Covid. Due, un allentamento parziale dei vincoli del decreto dignità. Ma intanto il business andava avanti, intanto le restrizioni andavano avanti e solo la contrattazione collettiva è stato quel volano per, mi perdonerà l'avvocato Amendolito, la creatività normativa nella gestione del rapporto di lavoro. E allora io vorrei porre un tema: dobbiamo abbandonare nella logica delle relazioni industriali il tema del populismo e posizioni rigide su alcuni dogmi. Noi oggi, per tutelare il lavoro, dobbiamo tutelare le imprese. Non c'è lavoro se non c'è benessere delle imprese. E quindi, in maniera netta, noi dobbiamo anche dire: ok cassa Covid, ok bonus, ma dobbiamo rilanciare in maniera forte una riduzione del costo del lavoro nell'ambito di una contrattazione, di un federalismo contrattuale, territorio per territorio e settore merceologico per settore merceologico. Cioè affrontare il tema dell'orario di lavoro o affrontare anche in alcune situazioni in peius, inquadramenti e classificazioni. Oggi non mi sembra di dire un'eresia. Noi stiamo vivendo una vera rivoluzione industriale e sociale. Non possiamo immaginare un sistema di relazioni industriali fermo all'economia del 2019. E quindi noi abbiamo utilizzato la contrattazione territoriale in maniera utile, con il senso di responsabilità delle organizzazioni sindacali, per dare un rilancio in alcuni settori della nostra azienda, dove comunque soffriamo il dumping contrattuale dei competitor nel territorio. Certo, certo. Insomma, può offrire, diciamo, chiudendo in una parola, quella flessibilità che appunto la normativa emergenziale non ha offerto, come ha sottolineato lei. Ecco, avvocato Amendolito, andando a vedere proprio invece i contratti di prossimità, le chiedo come mai sono diventati così importanti e cosa si può fare per rafforzare questo strumento. E questa è una bella domanda, perché mi dà la possibilità di anche di manifestare meglio il mio pensiero in materia. Io non ho da perdonare il dottor Cautillo, perché mi trovo perfettamente d'accordo con quello che lui ha evidenziato, ed è legato anche alla domanda che lei mi ha fatto, l'intervento del dottor Cautillo. Lo strumento dei contratti di prossimità, che nel momento della nascita, durante il ministero del dottor Sacconi, è stato assolutamente disatteso, distrattato. I sindacati avevano addirittura creato delle circolari interne per evitare l'utilizzo da parte dei segretari territoriali dello strumento della contrattazione collettiva di prossimità.
Oggi non è un caso che invece i contratti di prossimità hanno iniziato ad essere sottoscritti all'interno delle varie aziende, medie, piccole e grandi, cioè non c'è una disparità in questo senso, statisticamente parlando. Quindi questo significa che evidentemente gli stessi sindacati hanno capito, torto collo, che, come ha detto il dottor Cautillo, oggi siamo nel momento storico, economico del nostro paese, per cui senza un'attenta riorganizzazione e ristrutturazione delle norme che regolano i rapporti di lavoro all'interno delle aziende, e come ho detto prima nella prima parte, anche adeguandole al territorio, alle peculiarità aziendali, e in questo senso mi riallaccio al cosiddetto federalismo sindacale che ha citato il dottor Cautillo, con il rispetto della legge, perché sappiamo che il contratto di prossimità ha dei vincoli di scopo, delle condizioni di limite, quindi chiaramente deve essere per favorire l'occupazione, per gestire la crisi d'impresa. Non è che l'imprenditore si inventa una deroga allo straordinario piuttosto che all'orario di lavoro perché ha interesse a fare soltanto profitto o semplicemente appunto a fare profitto. Evidentemente questo serve per la conservazione in primis dei posti di lavoro e per la crescita, per lo sviluppo, altrimenti l'azienda da lì a un anno, due anni potrebbe non esistere più. Quindi quando lei mi fa nella seconda parte della domanda, mi dice come può essere rafforzato lo strumento, quello che io ho notato nell'esperienza pratica, che io come consulente, il dottor Cautillo sicuramente come HR manager, abbiamo notato a livello di esperienza pratica, di applicazione pratica della normativa, è che questa spesso, essendo in parte un po' limitata rispetto al vincolo di scopo, ai limiti, alle condizioni stabilite dalla legge, in certi momenti può essere esegeticamente parlando strumentalizzata. E quindi immaginiamo se un datore di lavoro, per risollevare l'azienda, stipula un contratto di prossimità e poi dopo un anno un magistrato dice a questo imprenditore: guarda che il tuo contratto di prossimità è contra legge, per cui si azzera tutto. E beh, questa cosa è chiaramente una cosa che ha degli effetti disastrosi sull'andamento dell'azienda stessa. Quindi io quello che chiedo al nuovo governo è quello di soffermarsi, come sta facendo, cioè attraverso il colloquio, il contatto, l'audizione delle parti in gioco, quindi sindacati dall'altro e imprenditori dall'altro. Io chiedo un'attenzione differente alle regole del gioco e quindi alle regole normative che in un certo senso devono disciplinare il contratto di prossimità, per dare sempre più possibilità di operare quella flessibilità cui citava il dottor Cautillo, ma non soltanto. Quindi le aziende non hanno bisogno di applicare il contratto collettivo sì che è sempliciter e a fine mese pagare gli stipendi. Le aziende devono avere la possibilità anche di utilizzare i contratti di prossimità per il welfare aziendale, quindi per dare di più in termini di work-life balance al lavoratore, per dare di più in termini di premialità rispetto a performance sempre più importanti. Ma per fare questo ci vogliono norme flessibili, ci vogliono norme moderne, cioè ha detto il dottor Cautillo, abbiamo norme un po' antiche, norme che potevano andare rispetto a 20 anni fa, rispetto a quello che era l'andamento economico. Oggi parliamo di industria 4.0, parliamo di tecnologia, parliamo di mansioni e di job description che sono mutate, richieste sempre più diverse di skills hard e soft rispetto ai lavoratori. Per cui se non mettiamo mano ad una riforma della normativa contrattuale, che non è che ci sia chissà che cosa, perché fino ad oggi il contratto collettivo era libero, la contrattazione collettiva non aveva regole specifiche, e allora oggi forse, a mio modo di vedere, servono delle regole, servono delle norme che vanno sempre di più a favorire l'utilizzo della contrattazione collettiva e, come diceva il dottor Cautillo, anche soprattutto rispetto ai territori, rispetto alle esigenze aziendali. Assolutamente, dottor Cautillo, chiedo qual è la sua opinione in merito, anche se posso immaginarla, ma in generale le chiedo anche come vi state organizzando, insomma, dal punto di vista del personale, come affronterete le prossime sfide e cosa si aspetta chiaramente dal neo ministro Orlando. Prego. Assolutamente, assolutamente. Allora, giusto 30 secondi per inserire un'ulteriore considerazione rispetto all'intervento dell'avvocato Amendolito. Sì. Io mi aspetto che il legislatore, quindi il ministro Orlando, intervenga nella promozione della contrattazione di secondo livello, espansiva e difensiva,
anche perché è proprio interesse della triplice di CGIL, CISL e UIL porre in essere un percorso responsabile come negli anni 92 e 93. Se l'azienda non riesce ad orbitare un sistema di relazioni sindacali flessibile nell'ambito della legalità, in alcuni territori del paese si va verso un lavoro irregolare e quindi penso che sia interesse delle parti gestire il tema del lavoro in un'ottica emergenziale, con tanta creatività. Nessuno ha la bacchetta magica, nessuno ha la ricetta perfetta. Vede, noi non ci siamo fermati un istante e i protocolli erano lenti. Noi in qualche modo ci siamo dovuti inventare la nuova organizzazione del lavoro. La nuova organizzazione del lavoro. E nell'ambito della nuova organizzazione di lavoro chiedo al ministro Orlando di rivedere profondamente il decreto dignità, senza preconcetti, magari anche riaggiornando il Job Act, riducendo la temporaneità da 36 a 24 mesi, va bene, ma oggi noi non possiamo più parlare di causali. La strategia dei colori e la strategia anche dei vari settori merceologici implica il fatto che oggi un datore di lavoro non sia in grado di prevedere domani il flusso dell'attività. E nell'ambito dell'organizzazione aziendale, parole chiave, innovazione, efficientamento, formazione e riqualificazione, tutto teso in un approccio smart, perché anche il collaboratore deve fare un cambio di passo, deve avere un cambio di passo. Ok, smart working, ma anche l'approccio in termini di competenze deve essere smart. Un esempio, immagini un ufficio di 15 persone, 15 risorse all'interno dell'ufficio risorse umane, possono lavorare in 15 uffici completamente differenti, quindi nella loro cameretta, nella loro cucina, a casa loro. Ove dovessero irrigidire la relazione inviandosi solo mail, senza sviluppare dei piccoli meeting di 5-10 minuti per chiudere il cerchio, evidentemente significa lavorare in smart non avendo un approccio smart. E questo presuppone un irrigidimento dell'organizzazione lavorativa. Noi nel 2020 abbiamo lanciato una nuova funzione aziendale, che è proprio l'area progetti, un'area progetti composta da 12 ingegneri gestionali con un focus: innovare ed efficientare i processi logistici. Parlando di digitalizzazione, parlando di nuove scommesse per la logistica e per i trasporti. Questo è l'obiettivo e queste sono le scommesse che stiamo mettendo in pista. Insomma, scommesse molto importanti e appunto ci aspettiamo un cambio di passo da parte del nuovo governo, perché insomma, tornando alla normativa attualmente in vigore, se appunto da un punto di vista anagrafico in realtà non è così tra virgolette datata, perché la data è quella del 2019, ma è nata vecchia e soprattutto nel corso di un anno è cambiata la vita e la società. Bene, io vi ringrazio per essere stati con noi, professor avvocato Francesco Amendolito. Grazie a voi, grazie per l'invito. E grazie anche al dottor Francesco Cautillo. Grazie a voi. Grazie anche ai nostri telespettatori, appuntamento alla prossima puntata di Doppio Binario.